Ciao a tutti, in questo video vi facciamo vedere una Renault Kadjar, una 1300 TC e 140 cavalli benzina, Sport Edition 2 automatica, macchina a dir poco eccezionale. Adesso ve la vado a spiegare nei dettagli. La vettura è un marzo 2019, nemmeno 6.000 km, fari total LED, quindi sia quello che riguarda la parte di luci di città, sia quello che riguarda la parte della navigante. 140 cavalli, come dicevamo, cilindrata 1400, 1330 per esattezza, quindi una piccola cilindrata nonostante una grossa potenza. Anche i fini di nebbia sono LED, sensori parcheggio anteriori e posteriori. Abbiamo uno stupendo cerchio da 19 con gomma Michelin, disegno a dire molto molto bello, tetto panoramico in vetro, che dopo andrò a farvi vedere anche dall'interno. Ovviamente specchi ripiegabili, chiave elettronica. La chiave è questa. Approfitto per farvi vedere un attimo la parte del fanale. Tutto apertura, avviamento e total keyless, quindi basta avvicinare la mano e schiacciare il bottone, si chiude, o anche allontanarsi senza fare nulla, rischiacciare, gli specchi si aprono. Abbiamo quattro vetri elettrici, specchi retrovisori ripiegabili automaticamente, come abbiamo appena visto, interni avvolgenti con inserti in pelle, con anche la parte sottoallungabile. Tasto eco, tasto start and stop. Poi abbiamo il quadro a colori con tutti i comandi automatici. Allora, vediamo 5.940 km, come vi stavo dicendo, avviamento a bottone, quindi la chiave non serve né per entrare né per mettere in moto né per spegnere. Qui abbiamo il cruise control, qua tutti i comandi al volante. Ovviamente qui, classico Renault, abbiamo comandi del telefono e comandi della radio. La vettura è dotata di sensore luce e sensore pioggia. Abbiamo tutti i sistemi di sicurezza, quindi avviso di uscita corsia, impostazioni di avviso di uscita corsia, impostazioni di velocità, fari in altalena automatico, insomma una bella dotazione di serie. Oltre a ovviamente il navigatore, tutte le varie impostazioni del veicolo, che sono veramente tante, ve ne faccio vedere giusto così, qualcuno al volo. Posso cambiare il colore della strumentazione, e in abbinamento, oltre a quella strumentazione, cambiano le luci interne della macchina, che adesso non riesco a rendere perché siamo un po' alla luce, quindi bisogna vedere al buio. Ovviamente clima automatico bizona, rigorosamente preso USB, cambio, come dicevo prima, automatico e sequenziale, freno a mano già elettronico. Basso un po' l'avvento del clima, ok? Bellissimo, vi faccio vedere scusate, il tetto panoramico, ok? Ovviamente con la tendina che si può chiudere. Ok, i sedili riscaldati anteriori, il bracciolo apribile doppio. Lascio aperte le porte, così poi ve la faccio vedere nel dettaglio di qua. Vetri scuri, profili cromati, radio con antenna con pinna, sempre scusate, sedili misto pelle anche posteriori, le prese USB per i passeggeri posteriori. Baule. Telecamera retromarcia. Abbiamo doppio ripiano, il vano bagagli, e abbiamo routine di scorta. Quindi questo poi si può mettere o così o ancora più basso, se occorre molto spazio, tipo quando si va in vacanza. Poi sensori di parcheggio, cerchio. Ricordo, la macchina non ha percorso nemmeno 6.000 km. Ovviamente un Euro 6D, l'ultimissima generazione, anche come normativa Euro, antinquinamento. Qua vediamo i dettagli dei sedili, anche di qui, tutti regolabili in altezza. Impianto Bose Sound System. Quindi, per ricapitolare, 1340 cavalli, Euro 6, cambio automatico, fari full LED, navigazione, tetto panoramico e di tutto e di più. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito autosanmedusadeli.it, alla scheda della macchina. Vi
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci o per fissare un test drive. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo.